Buonasera, scatta l'ora solare nel centro di Roma, si anticipa la chiusura dei varchi per le ZTL che non saranno più attivi a partire dalle 18 anziché dalle 19. Un provvedimento che piace ai commercianti del Tridente, intanto va avanti il piano di razionalizzazione del trasporto pubblico. Alcune linee dei bus prolungheranno i loro percorsi per sostituirne altre che saranno invece cancellate. Gemma Giovannelli. Con l'entrata in vigore dell'ora solare, barchi attivi fino alle 18 per tutte le ZTL, compreso il Tridentino, e non più fino alle 19. La scelta precisa Marta Leonori, assessore di Roma Produttiva, va incontro alle esigenze delle attività commerciali, ma anche di chi si reca in centro per vivere la città, per lo shopping o per partecipare ad attività culturali, soddisfatti commercianti e associazioni di categoria. Positiva, senz'altro. Non ci potevano chiudere dentro un bunker. Quali erano i problemi? I problemi erano che le attività produttive venivano penalizzate con un'ora di ritardo di apertura dei varchi e questi spesso li costringeva a una chiusura ritardata per ottimizzare gli incassi. Un'ora in più di lavoro può essere la soglia tra la chiusura e l'apertura, aggiunge Anticoli. In più il ripristino alle 18 faciliterà senz'altro le piccole imprese e gli artigiani per il ritiro di mobili o pacchi ingombranti. La novità arriva mentre si sta allargando il fronte delle proteste contro la chiusura anche alle due ruote. Ci ha incasinato la vita, perché i motorini non possiamo più metterli qua dentro, dobbiamo lasciarli fuori, è un problema per noi. Intanto l'ATAC fa sapere che da domani scatterà un'ulteriore fase del piano di razionalizzazione della rete degli autobus nella zona di Roma Nord. Le modifiche interesseranno le linee comprese tra le direttrici Salaria e Tiburtina e parte del centro.